Giulia De Lellis, altra gaffe e critiche per la fidanzata di Damante. Giulia De Lellis si è resa protagonista di un'altra gaffe e il video è diventato virale sul web, suscitando critiche. Giulia De Lellis, terminata la sua esperienza al Grande Fratello VIP, è ancora nell'occhio del ciclone per una gaffe che avrebbe fatto durante un video postato sul web. La fidanzata di Andrea Damante non ha mai detto di essere stata la prima della classe, tuttavia è seguitissima e amata, soprattutto dalle teenagers. Durante la sua esperienza televisiva, alla ragazza è stato rimproverato, in particolare da Alfonso Signorini, di non essere adeguatamente istruita e di non avere le nozioni scolastiche di base, in particolare in geografia. Giulia ha sempre risposto con calma e diplomazia alle critiche, fin da quando a Uomini e Donne molti hanno messo in dubbio la sua veridicità. Anche al GF VIP la bella romana ha sempre risposto mantenendo l'autocontrollo alle critiche più feroci sul suo livello culturale. D'altra parte, c'è da dire che una ragazza di 20 anni ha dovuto affrontare una convivenza più o meno forzata con altri concorrenti, avendo le telecamere puntate addosso per 24 ore, dunque per lei non deve essere stato facile mantenere una certa lucidità. Stavolta la De Lellis si è resa protagonista di una gaffe, diventata ormai virale nel mondo dei social. Vediamo cosa ha detto la fidanzata di Andrea Damante. A Giulia De Lellis scappa una gaffe mentre è in vacanza con Andrea. Giulia, attualmente in vacanza in America con Damante, ha parlato in un video del continente americano come di una città e ciò non è sfuggito ai follower. Il filmato è stato diffuso in maniera virale ed ha suscitato diverse critiche, in quanto si vede la De Lellis mentre afferma di non seguire una dieta molto salutare in America, definita una città e non un continente. Tuttavia, alcuni si sono schierati a favore della ragazza, affermando che fa più notizia una giovane, che sbaglia a parlare, piuttosto che un presentatore TV, elogiato, a cui bisogna suggerire battute, come si legge sul sito News UED. Insomma, se per un verso il popolo del web si è mostrato estremamente critico sul fatto che probabilmente la ventenne ignori la differenza tra una città e un continente, altri sono stati più magnanimi, mostrando comunque affetto nei confronti di Giulia. La bella romana continua ad essere un modello per le ragazze, che la seguono e la apprezzano fin dai tempi della sua partecipazione a Uomini e Donne, programma che l'ha portata alla ribalta, facendole conoscere il suo grande amore, Andrea Damante.